mai la Cina non è riuscita a tirar mai fuori nulla di qualitativo, ecco. E pensa che la Cina ha investito milioni, milioni di euro non solamente nelle scuole, ma anche nel settore giovanile. Perché essendo un paese enorme, con delle città gigantesche, i club hanno e avevano tutto il settore giovanile rinchiuso in un collegio. Quindi tutti i bambini vivevano in un collegio. Quindi sveglia al mattino, scuola. Pranzo, allenamento, studio, cena, studio a letto per 365 giorni all'anno. Ora voi pensate dai bambini di 12 anni fino a quelli di 21, pensate la spesa economica che potevano avere questi club enormi, quindi hanno fatto degli investimenti incredibili. Ma come